Bene, vedo che non è ancora partito il video della nostra presentazione di oggi. Un attimo di pazienza. Penso stia a me fare gli onori di casa. Io mi chiamo Tommaso Dorigo. Dovrei togliermi la mascherina perché anche le espressioni facciali hanno una loro importanza nella comunicazione, quindi per fortuna possiamo almeno fare questo. Io mi chiamo Tommaso Dorigo, sono un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare qui a Padova e qui c'è il professor Giovanni Bianchi che è docente di Storia dell'Arte Contemporanea. E noi siamo qui oggi per parlare di questo connubio improbabile fra arte e intelligenza artificiale. E io mi occuperò di introdurre un attimo di cosa si parla quando si parla di intelligenza artificiale. E mi interessano soprattutto le definizioni, vedremo un attimo una storia dell'intelligenza artificiale molto breve per forza di cose e poi passerò la parola al professor Bianchi che ci mostrerà alcuni esempi e discuterà le tendenze sia ultime che un po' meno ultime di questo connubio, diciamo. Allora, per me le definizioni sono importanti e quindi quando si parla di intelligenza artificiale è importante capirsi su cosa si intende. E non è così facile, guardate, perché effettivamente vedremo che ci si può parlare a lungo su cosa effettivamente voglia dire. Ma prima ancora di domandarci cos'è l'intelligenza artificiale, è opportuno chiedersi cos'è l'intelligenza. E questa domanda ha appassionato filosofi e psicologi e pensatori per secoli, no? E non ho l'ambizione di intromettermi in questa discussione, ma prenderò a prestito forse qualche idea da quello che esiste in letteratura, diciamo. Perché il significato di intelligenza è importante se vogliamo capire anche cosa possono fare le macchine, d'accordo? Per esempio, dovremmo togliere dal campo l'intelligenza emotiva, quella sociale, la street smartness, che sono cose che almeno per il momento le macchine non siamo nemmeno interessati più di tanto a modellizzare, a creare in degli strumenti automatici queste competenze. Un giorno forse lo faremo, ma per adesso no. Ci aiuta un po' l'etimologia, cioè ovviamente intelligenza viene dal latino intelligo, che vuol dire comprendere o percepire, fin qua niente di nuovo, d'accordo? Quindi andando avanti con un po' con le definizioni, possiamo cercare suggerimenti in letteratura. Cioè, ci sono diverse definizioni che sono soprattutto diverse per che cosa è generale e cosa è specifico degli esseri umani nell'essere intelligenti. Allora, qui c'è una definizione in inglese di Wechsler che dice la capacità aggregata o globale dell'individuo di agire con un intento razionale, pensando razionalmente e avere a che fare in maniera efficace col suo ambiente. Vabbè, è una definizione abbastanza generale, come vedete. Un'altra definizione che si può guardare è la propensità unica degli esseri umani. Vedete, questo pensatore ci dà una indirezione, dice che siamo unici, perché possiamo fare questo. Possiamo cambiare o modificare la struttura del nostro funzionamento, del nostro stesso pensiero, per adattarci all'environment, no? alle demands, alle richieste del vivere, quindi di adattarci e quindi sopravvivere sostanzialmente, d'accordo? Quindi siamo intelligenti perché siamo in grado di adattarci, sopravvivere, e quindi questa è una funzione effettivamente che è molto umana, no? Ci sono altre definizioni astratte che sono patronimia di addetti ai lavori nella computer science sostanzialmente, e ci avviciniamo un pochino all'intelligenza artificiale perché le definizioni operative sono quelle forse più utili per andare in quella direzione. Quindi uno dice l'intelligenza misura l'abilità di un agente a ottenere degli scopi in un grande ampio range di situazioni, di sistemi, d'accordo? Oppure l'intelligenza, questa è una molto sintetica e a me piace anche abbastanza, goal-directed adaptive behavior, cioè comportamento adattivo
diretto a uno scopo. Quindi c'è l'idea che se noi riusciamo, se noi abbiamo uno scopo, se abbiamo un obiettivo da massimizzare, diciamo, e sappiamo cambiare il nostro comportamento, siamo intelligenti. Google non ci aiuta tanto, dice l'abilità di acquisire e applicare conoscenza e abilità, e skills, sì. Wikipedia ha una pagina molto lunga sull'intelligenza che ci dà qualche definizione interessante. Allora va bene, armati di questo possiamo anche chiederci cos'è l'intelligenza artificiale. Anche qui una definizione precisa è molto più sfuggente di quello che uno potrebbe pensare all'inizio. Uno dice, vabbè, posso pensare a uno strumento fatto con la tecnologia più avanzata, il silicio, chips e quant'altro, che è in grado di auto-addestrarsi, imparare dall'ambiente. No, è un po' più complicato di così. Qualcuno ha proposto l'intelligenza dimostrata dalle macchine, che però è una definizione che non ci serve a molto, scusate. Quindi strumenti che hanno l'abilità di percepire l'ambiente circostante e agire di conseguenza, no? Ma se ci pensate bene, questo include i vostri tergicristalli della vostra automobile, se è abbastanza avanzata, quando comincia a piovere sul vetro, loro si mettono in movimento, quindi loro reagiscono a un input esterno e fanno una funzione, che è quello di tenere il vostro vetro della vostra macchina pulito. Oppure i termostati che avete in casa che agiscono di conseguenza a uno stimolo ben preciso, la variazione di temperatura. Quindi questo, vedete, è un pochino sfuggente definire l'intelligenza artificiale in questo modo. È così sfuggente che man mano che noi andiamo avanti e progettiamo macchine sempre più complicate, che fanno cose sempre più complesse, è nata una tendenza un po' snob a dire l'intelligenza artificiale è quello che non è ancora stato ottenuto, perché tutto quello che c'è non è davvero intelligenza artificiale, non mentiamo, ci sono solo algoritmi, sono solo... E continuiamo a alzare questa soglia, perché in realtà abbiamo tutti in tasca uno strumento che è e opera con l'intelligenza artificiale, il cellulare, ma dovunque ci giriamo c'è intelligenza artificiale in realtà. Però se noi andiamo a particolareggiare, diciamo, veicoli a guida automatica, vabbè, sono solo una rete neurale molto flessibile che ha imparato da un sacco di dati di input. Una rete neurale è un programma al computer. Riconoscimento di linguaggio che le macchine fanno, anche questo è un semplice algoritmo, non è vera intelligenza, è un codice, d'accordo? Oppure Facebook che vi presenta le pubblicità fatte apposta per voi, anche questo... Sono data crunching, usa tutti i dati che ha su di voi a disposizione per presentarvi quello che è più probabile che voi vogliate comprare. Insomma, alla base di questo sta la percezione che noi siamo di più, siamo diversi. Noi sappiamo cosa stiamo facendo, ma anche noi siamo macchine, siamo anche noi degli strumenti. Se noi pensiamo a noi stessi in maniera riduzionistica, possiamo pensare che siamo la collezione di neuroni, la collezione di assoni, di stimoli che circolano nel nostro cervello, segnali elettrici, ok? Questa è una grande diatriba, ovviamente, che va avanti da decenni, no? Allora, vediamo l'intelligenza artificiale come è nata e come si è sviluppata molto brevemente per sapere di cosa stiamo parlando e poi passeremo a parlare di arte, che è un po' più divertente, almeno dal mio punto di vista, anche se io mi occupo di intelligenza artificiale. Allora, anticamente l'idea, intanto il termine artificiale, intelligenza artificiale è nato solo a una conferenza ad Dartmouth, lo vediamo dopo, ma l'idea è di creare vita da materia non animata. E quindi c'è questa idea delle specie di automati, per esempio una dei più antiche idee di questo tipo è quella di Talos, che era un gigantesco guardiano dell'isola di Creta che correva intorno al perimetro dell'isola 100 volte al secondo e la difendeva dagli invasori. O poi c'è il mito di Galatea, c'è una statua scolpita dal re Pigmalione che poi prendeva vita e quant'altro. C'è il golem di tradizione ebraica che è invece materia, fango che viene messo insieme, che è un essere che però non ha una grande capacità di discernimento. P.
Più tardi ci furono degli veri e propri automati costruiti da inventori, per esempio degli strumenti per giocare a scacchi in maniera automatica, che poi magari c'era un nano dentro la struttura che muoveva i pezzi, c'erano anche questi trucchi, diciamo. Però uno sviluppo importante è venuto dalla intelligenza artificiale, alla fine, dalla fantascienza, dagli scrittori di fantascienza, che avevano già previsto che questo tipo di cose sarebbero potute succedere. E c'è tutta una letteratura molto divertente, già dalla fine del XIX secolo. E lo studio della logica matematica ha poi portato a mettere le basi proprio logiche dell'intelligenza artificiale con Alan Turing, e altri contributi, vabbè, non li vogliamo discutere in dettaglio qui, ma c'è stato un lungo periodo di gestazione, diciamo, anche dovuto al fatto che la tecnologia non era in grado di supplire le capacità di calcolo, per esempio, per simulare un cervello umano o anche semplicemente una cosa simile. Però già nel dopoguerra si gettano le basi per la discussione. C'è il test di Turing, che è questa idea di Alan Turing, che se noi riusciamo a creare uno strumento che dialoga con noi da dentro una stanza e noi non siamo in grado di capire se quello che sta dialogando con noi è un essere umano o è un programma al computer, possiamo dire che quel programma al computer o qualunque dispositivo questo sia, generatore automatico di testi o di risposte alle nostre domande, è dotato di intelligenza. Quindi questa è una definizione operativa molto importante. E ancora adesso non abbiamo intelligenza artificiale che passi il test di Turing. Non ci siamo ancora arrivati, ma ci siamo andati molto già vicino. Poi c'è Marvin Minsky che comincia a pensare a costruire una rete neurale, cioè mettere insieme dei nodi legati da dei connettori che si scambiano informazione. Questo è un modello del cervello, d'accordo? C'è una conferenza importante nel 1956 in cui si conia il termine intelligenza artificiale, e il paradigma che nasce lì è che ogni aspetto dell'apprendimento può essere così descritto in forma precisa che una macchina potrà poi simularlo. Cioè, questo è il goal della computer science da allora in poi. Ma la simulazione, se andate a cercare nel vocabolario, trovate un artefatto. In realtà noi, o la deception vuol dire simulare, falsificare qualcosa. In realtà noi, i fisici, usano tantissimo le simulazioni, e non è che pensiamo che siano delle cose che ci ingannano, anzi le simulazioni sono fondamentali strumenti di indagine e ci aiutano a dare una rappresentazione della realtà, ma quanto più fedele possibile. Va bene, quindi ci sono questi antefatti, c'è l'idea di creare una rete neurale, vedete qui in basso a sinistra c'è un'immagine di come potrebbe essere un elemento di base di una rete neurale, che sono dei nodi che parlano con un altro nodo attraverso la somma dei loro segnali. Ciascun nodo può mandare un segnale a un altro nodo e il nodo che li riceve fa la somma e decide se sparare a sua volta verso i suoi vicini. Questo è il perceptron, che è stato inventato nel 58 e fu già capito allora che avrebbe portato a dei passi avanti rivoluzionari nel campo della ricerca di questo tipo. Però ci è voluto parecchio tempo, ci è voluto circa altri 50 anni. Ci sono state delusioni perché la ricerca in intelligenza artificiale ha subito degli arresti, quando sostanzialmente gli americani si sono resi conto che finanziare la ricerca in questa direzione non avrebbe portato a una leadership negli armamenti, come loro speravano. Hanno dato un sacco di soldi anche a noi fisici delle particelle per costruire acceleratori, eccetera. Noi ce li siamo intascati per fare ricerca fondamentale e non abbiamo prodotto altre armi dopo, purtroppo, la bomba atomica. Ma poi sono diventati un po' più furbi, hanno finito di dare soldi all'intelligenza artificiale. C'è stato un revival di interesse negli anni 80 con i famosi sistemi esperti, ma anche quelli poi sono decaduti un pochino dall'interesse. Quindi ci sono stati degli inverni, diciamo, ma adesso c'è una nuova primavera, perché effettivamente adesso abbiamo
la potenza di calcolo, la tecnologia per creare dei microstrumenti come il cellulare, ma come altri strumenti che effettivamente esibiscono intelligenza. E questo passa attraverso la nuova strada per arrivare all'intelligenza artificiale, è quella del machine learning, si chiama, apprendimento delle macchine, no? Un programma impara dall'esperienza rispetto a qualche obiettivo e una misura di performance, se la performance aumenta con l'esperienza, con i dati che questa macchina riesce a maneggiare. Un esempio è la rete neurale che ha sconfitto Garry Kasparov nel 1997, era campione del mondo di scacchi e ha perso una partita, l'ultima partita del suo match in maniera clamorosa con questa macchina. E da allora le macchine sono diventate più forti di noi a scacchi, ora non c'è proprio la possibilità di combattere le macchine. Quindi l'apprendimento, ma l'apprendimento come si produce? Apprendendo dall'esperienza, quindi da grandi dati, da eventi, da cose che possiamo mettere insieme, acquisire nuove o modificare esistenti conoscenze, comportamenti, abilità, preferenze, attraverso lo studio, attraverso l'insegnamento, diventare coscienti di qualcosa. In generale, l'apprendimento coinvolge l'adattamento della nostra risposta a stimoli esterni con un processo che è continuo e possiamo anche modellizzarlo e simularlo in una macchina. Questo, alla base di questo c'è l'analogia. L'analogia, guardate, è il cuore del nostro apprendimento, della nostra costruzione di conoscenza. Sono i veri mattoni con cui noi, indagando un oggetto incognito, o una frase, o un concetto, o qualcosa di non noto, possiamo imparare funzionalità per analogia nell'oggetto incognito, assimilandolo a qualcosa che già conosciamo. Quindi come facciamo in realtà a fare questo? Dobbiamo inserire ogni oggetto del nostro studio nella sua classe di equivalenza, cioè classifichiamo oggetti diversi, dei cassetti diversi, e a quel punto siamo in grado anche di capire che questi oggetti si comportano in maniera simile e quindi impariamo di più dall'ambiente circostante. E la classificazione è davvero al cuore ed è anche alla base del metodo scientifico. Potrei fare un numero innumerevole di esempi, dalla tabella di Mendeleev per classificare gli elementi chimici, che ha permesso di scoprire nuovi elementi che erano tasselli mancanti in quella tabella, a altre cose ancora. Va bene, quindi questi processi sono alla base anche della ricerca che facciamo oggi. La ricerca però in intelligenza artificiale oggi si evolve intorno a creare profitto, ovviamente, quindi costruire delle cose che poi possono essere vendute, che servono a fare soldi, o le macchine a guida autonoma che ci possono sollevare da alcuni task quotidiani complicati, ma sono chiaramente di ordine di indirizzo e interesse commerciale. E poi c'è anche sviluppi più di ricerca, ovviamente. E allora lì, per esempio, anche Google ha una divisione, si chiama Google Brain, ma ci sono una serie di grandi aziende che si occupano di studiare l'intelligenza artificiale in sistemi chiusi. Per esempio gli scacchi, il Go, i giochi al computer sono perfetti per questo, perché è un sistema in cui il computer deve solo imparare quell'environment e perfezionare una sua abilità particolare. Poi però estrapolare questo è più complicato. Dentro questi strumenti ci sono delle reti neurali, deep, cioè a molti strati. Una rete neurale, l'abbiamo detto, nodi con dei links tra loro che si sparano segnali. E queste reti neurali imparano da grandi quantità di dati che gli date in input, vedete in questo layer a sinistra in arancione, e alla base di tutto c'è una cosa che si chiama backpropagation, che è in pratica il calcolo differenziale, perché noi ci formuliamo un task, che è quella rossa, una funzione obiettivo, e cerchiamo di massimizzarla adattando i pesi, quanto sparano quei nodi a seconda dell'input che ricevono. Vabbè, io ho detto tutto adesso, ovviamente se voi avete delle domande vi invito a farle magari dopo.
Questo è solo un esempio di come le reti neurali possono oggi riconoscere immagini, che è un task molto importante, attuale anche in attività commerciali, no? Volevo chiudere questa breve presentazione con una cosa che ci permette di agganciarci all'arte, no? Allora, qui vedete, in questa pagina c'è un link che mi interessa farvi vedere, ed è che vi mostra come queste reti neurali possono essere utilizzate per imparare struttura nella musica, e quindi imparare a comporre musica. E in particolare, in questo caso, alla macchina è stato chiesto di completare la decima sinfonia di Beethoven. Musical genius, and there's AI. What happens when the two meet? Can artificial intelligence complete what the maestro didn't live long enough to? Beethoven's 10th symphony is a collection of fragmentary sketches. Now, after 200 years, the unfinished work is finally supposed to be completed using algorithms. But is AI creative enough? Susan, komponier so wie Beethoven. You can't tell it out of thin air. Compose like Beethoven. That doesn't work. What you can do is to train artificial intelligence like you would a person. Show it music, provide examples that train the AI. Then it'll be in a position to generate new music in the style of Beethoven. An international team feeds the machine with pieces of music and contemporary samples. It can then recognize structures and sequences of notes, analyze them, and then make its own suggestions. And it's not just Beethoven's work that's to be completed with the help of algorithms. Franz Schubert's Symphony No. 8 was finished by AI and made its debut in London in 2019. In the same year, Gustav Mahler's now complete Ninth Symphony was performed at the Ars Electronica Festival in Linz, Austria. Often, it was impossible to tell who wrote what. Mahler or machine? Now it's Beethoven's turn. He loved innovation and trying new things. But would he have been pleased by these first drafts produced by AI? It churned out up to 200 variations of individual bars, but they all missed the point. It's a bit of a hodgepodge, mainly because you don't sense there's any direction. So I said, this is how it needs to continue. The machine couldn't figure that out. Because it doesn't think or feel? AI offers plenty of inspiration, but hasn't made humans superfluous yet. In many phases of this project, man and machine work together. We aim to show that the cooperation between creative technology and creative people can create special things. Here's a little preview. There's no more to hear yet, as the pandemic led to the postponement of the world premiere. So, for now, the project to complete Beethoven's unfinished symphony remains, ironically, unfinished. Bene. Penso sia più facile per una macchina comporre Mahler che Beethoven, forse. Va bene, lascerei la parola al professor Bianchi adesso. Bene, allora adesso passiamo da questa parte più scientifica alla parte artistica. Io ho cercato di selezionare alcune opere più vicine a noi per portarci proprio verso la contemporaneità, nel senso che io insegno storia dell'arte contemporanea e quindi ho cercato di vedere come l'arte può approcciarsi all'intelligenza artificiale o utilizzare anche alcuni elementi che non nascono chiaramente come elementi artistici, ma possono essere invece poi utilizzati per questo. Allora, benissimo. Il primo è questo. Lo riconoscete tutti, è un QR code del Green Pass, cioè quindi una cosa che da domani poi, se ne sta parlando tantissimo. Perché parto da questo? Perché chiaramente questo è un ponte che ci permette magari di collegarci
a macchine intelligenti o comunque a programmi, e quindi collegarci a un'intelligenza artificiale è soltanto un tramite, un ponte, un codice che dà possibilità di dare delle risposte rapide. A me interessa però questo aspetto. Oggi il QR code è conosciuto da tutti, cioè dai giovanissimi fino alle persone più anziane. Perché? Perché chiaramente quando bisogna esibire il Green Pass, il riconoscimento avviene appunto attraverso il QR code. Nel 2012 alla Biennale di Architettura è stato presentato questo padiglione, un padiglione della Russia, che è stato allestito da Sergei Choban, un architetto russo, poi naturalizzato tedesco, che ha proposto proprio l'intero padiglione ricoperto con dei QR code. Questo padiglione poi ha vinto un premio speciale della giuria. Risultava molto interessante perché chiaramente in questo caso il QR code è stato utilizzato in prima battuta come elemento decorativo. Diventava una sorta di pattern con cui tutte le pareti del padiglione sono state ricoperte, per cui noi abbiamo, voi entravate dentro e non vedevate assolutamente nulla se non queste pareti con questi elementi giocati sul bianco e sul nero. Chiaramente il QR code, tra l'altro, è un fondo bianco con degli elementi neri, no? Che possono dar vita a infinite combinazioni, no? Chiaramente, non a caso, trovandoci nel padiglione russo, noi possiamo anche collegare questa idea, no, a Kazimir Malevich, quindi il suprematismo, che già aveva proposto comunque una ricerca che era una sorta di azzeramento per quanto riguardava la ricerca pittorica, utilizzando i due non colori, il bianco e il nero, e proponendo una visione astratta dove l'opera per lui fondamentale era proprio questa, un quadrato nero su un fondo bianco, oppure altre forme geometriche che lui comunque proponeva su fondo bianco. Allora qui chiaramente abbiamo una sorta di riduzione della ricerca figurativa a un aspetto essenziale. Si vedeva, secondo Malevich, si bisognava vedere soltanto quello che effettivamente era davanti ai nostri occhi. Se io chiedo a qualcuno di descrivermi quest'opera, non è che uno ci può vedere un albero, dei fiori, eccetera. Mi dice: è un quadrato nero su fondo bianco, ed è questa la volontà di Malevich in quel momento, e siamo nel 1915. Trovarci nel padiglione russo e trovare, diciamo, un QR code che in un certo senso, da un punto di vista soltanto strutturale, da un punto di vista estetico, se volete, poteva collegarsi perfettamente a un artista russo come Kazimir Malevich, diventava assolutamente interessante. Che cosa succedeva all'interno del padiglione? All'interno del padiglione ogni tanto si illuminavano dei QR code, arrivando anche a situazioni in cui tutta la parete veniva illuminata. Allora, in prima battuta, come vi dicevo, voi entravate, avevate un'idea di trovarvi in un padiglione assolutamente vuoto, dove non c'era null'altro, nient'altro che questa insistenza su questo elemento decorativo. È vero che prima di entrare vi davano invece un tablet, per cui quando si illuminava uno dei QR code potevate andare lì con il tablet, e il tablet si collegava a dei programmi, a dei siti, che iniziavano a mostrare filmati, immagini, foto. Quindi alla fine il padiglione, che pur in prima battuta risultava vuoto, in realtà era pieno, denso di informazioni, informazioni virtuali che non si vedevano in prima battuta, ma che si potevano poi vedere a chi era interessato e chi era interessato a far funzionare e vedere. Per cui qui, inquadrando il QR code, partivano poi questi filmati. C'era tutto un discorso dietro, come vi dicevo, questo padiglione poi ha vinto anche il premio speciale proprio per alla Biennale del 2012. Parto dalla Biennale di Architettura di 2012, perché come sapete ormai sono anni e anni che la Biennale d'Architettura offre anche situazioni di carattere artistico molto più interessanti a volte della stessa Biennale d'Arte. Tra l'altro anche questa edizione di quest'anno è molto molto bella, chiude a novembre. Chi ancora non l'ha vista invito ad andare, perché veramente ci sono dei padiglioni e delle situazioni artistiche, è vero, veramente molto molto interessanti. Allora qui abbiamo questa idea, che cosa veniva mostrato, e quindi questo primo ponte, il QR code che oggi tutti conosciamo, nel 2012 viene proposto invece come, diciamo, un elemento decorativo. Il riferimento era a 37 città chiuse
che erano state costruite in Russia tra il 1945 e il 1989. Erano delle città nascoste che venivano riservate esclusivamente alla ricerca scientifica, e addirittura le persone che stavano, diciamo, in queste città dovevano cambiare praticamente identità. Quindi anche in questo caso, ancora di più, il QR code era una sorta di barriera dove all'inizio non vedevamo nulla, poi andavamo a vedere qualcosa. E che cosa erano? Progetti fatti da architetti per riprendere, diciamo, queste architetture, queste città, e ridarle un nuovo destino. Città nascoste, ma come infatti le informazioni in prima battuta risultavano nascoste. Dalla Biennale Architettura del 2012 passiamo alla Biennale invece ultima del 2019. La Biennale del 2019 aveva un titolo un po' particolare, che tu possa vivere in tempi migliori, una velata minaccia, come infatti poi di fatto era partita così anche questo titolo. Quando andate alla Biennale, chiaramente il padiglione centrale e l'arsenale sono in questi due spazi è organizzata la mostra che il curatore ha deciso, e quindi è importante vedere anche che spazio vengono date alle opere, soprattutto, diciamo, di partenza del percorso. Ecco, quest'opera non era proprio la prima opera che voi incontravate, ma era l'opera che incontravate nello spazio centrale del padiglione centrale alla Biennale, quindi aveva anzi un ruolo fondamentale per indicare anche lo spirito con cui era stata costruita questa mostra. Quest'opera che noi vediamo è di due artisti cinesi, Sun Yan e Peng Yu, sono una coppia, un duo, un uomo e una donna, loro sono nati, Sun Yan nel 72 e Peng Yu nel 74, e dagli anni 90 loro propongono delle opere anche molto aggressive, molto forti, anche possiamo dire scioccanti da un certo punto di vista. Ecco che per la Biennale hanno presentato quest'opera, che era del 2016, che si intitola I can't help myself. Io non posso aiutare me stesso. Che cosa hanno fatto questi artisti? Hanno recuperato un braccio meccanico che stava all'interno di una grande teca, che quindi il pubblico poteva vedere. Questo braccio meccanico, che quindi, diciamo, era stato programmato in realtà come un braccio antropomorfo per una catena di montaggio. A questo braccio meccanico erano stati insegnati 32 movimenti che il braccio poi e il software decideva, diciamo, in modo indipendente come proporre. Il braccio, tra l'altro, era dotato anche di un riconoscimento visivo, no? Per cui a seconda anche dei momenti cambiava. Allora abbiamo dei movimenti che sono questi continui, ma altri movimenti che erano stati insegnati e che il braccio eseguiva, e quindi io ho selezionato delle opere proprio legate all'aspetto anche antropomorfo, se vogliamo, di una sorta di intelligenza artificiale, e comprendevano anche un'idea di stretta di mano, un saluto, un grattarsi, quindi non soltanto un'azione che vediamo così meccanica, ma anche delle azioni più legate a gesti quotidiani, più vicini anche all'essere umano. Allora, perché mi interessa partire da quest'opera, ho deciso di partire da quest'opera, perché questi due artisti chiaramente non sono due esperti di scienza e conoscono, diciamo, anche poco secondo me, però hanno deciso di utilizzare questo braccio meccanico e proporlo come opera d'arte. Cioè, quindi a me interessava partire proprio da un oggetto, chiamiamolo così, governato da un'intelligenza artificiale che viene proposto effettivamente come opera d'arte a sé stante. Chiaramente tutto quello che sta attorno, la teca, questo liquido rosso, eccetera, è stato pensato dagli artisti, no? Quindi c'è il braccio meccanico, loro non l'hanno costruito loro, l'hanno soltanto, diciamo, coadiuvati da un team, lo hanno reso mobile. Allora, innanzitutto diventa interessante perché in questo caso questi due artisti hanno sostituito la performance, che di solito è una forma d'arte, chiaramente dove è il corpo umano che si mette in gioco, con una performance invece proposta attraverso una macchina. L'opera era
scioccante, molto forte, discutibile, nel senso che loro hanno deciso di prendere proprio questa idea di questo liquido che continuamente si espande nello spazio, questa macchina che continuamente cerca di raccoglierlo e lo porta verso il centro, partendo da una considerazione. Vi leggo che cosa hanno detto. L'idea nasce da una forma di disturbo ossessivo compulsivo. Quando un bicchiere d'acqua viene rovesciato sul tavolo e l'acqua si diffonde, le persone usano inconsciamente le mani per fermare il flusso d'acqua, per impedire che l'acqua goccioli a terra o più in là sul tavolo. Il senso di controllo è un istinto umano. Viviamo tutti in un sistema, controllati dal sistema, e cerchiamo di controllare più cose nel sistema. L'incarnazione del potere di una persona risiede in quanto controlla il mondo, e più si ha il controllo, più si ha il potere. Nel frattempo, il libero arbitrio di un uomo è come un flusso dell'acqua, sempre cercando di liberarsi dal controllo. Allora, queste parole di questi artisti ci aiutano un po' a leggere quest'opera. Dopo, chiaramente, voi sapete benissimo che c'è anche una lettura di carattere soggettivo. Allora, il liquido rosso non può non ricondurci a un'idea comunque legata al sangue. I movimenti che la macchina fa, che non sono tutti così calcolati, ogni tanto sono, cioè qualche, come si può dire, variabile, fa sì che poi anche il liquido venisse schizzato sulle pareti, anche sulla teca, quindi anche lì c'era un'azione molto forte, alla fine violenta. L'idea però era proprio quella del controllo. La macchina sta cercando di esercitare un controllo su quello che, secondo i due artisti, è invece il libero arbitrio, cioè quindi questa idea di espandersi continuamente per cercare di eludere il controllo stesso. Per quanto riguarda l'aspetto della macchina, loro volevano proprio mettere in relazione a quanto è stato, tra virgolette, insegnato alla macchina, o comunque la macchina era stata predisposta a fare quei movimenti e poi però li sceglieva lei attraverso anche un riconoscimento facciale, quindi non era proprio una sequenza fissa di movimenti, no? Per loro l'idea era proprio che la freddezza della macchina esegue e cerca di mantenere un controllo su qualcosa che non può mantenere, che è questo liquido che tende a espandersi, che per gli artisti rappresenta il libero arbitrio. Per quanto riguarda le macchine, loro proprio continuano a dire che in realtà gli esseri umani devono imparare dalle macchine per poi poterne prendere il controllo. Allora, io sono partito da quest'opera, non so se qualcuno di voi l'ha vista, la Biennale del 2019, era un'opera veramente magnetica, perché attirava l'attenzione e chiaramente anche, devo dire, piuttosto sconvolgente, perché possiamo dire quello che vogliamo, ma il messaggio non era proprio un messaggio positivo. C'era un'idea proprio di tenere sempre, come si può dire, di pulire, tra l'altro, questa sorta di sangue che continuamente si allargava, c'era proprio questa azione molto forte. Sono partito da questo perché a me interessava partire con un'opera che due artisti, un'opera legata all'intelligenza artificiale, hanno proposto però come opera d'arte all'interno, diciamo, della Biennale, che è chiaramente uno spazio dove noi andiamo a vedere le opere d'arte. Questo invece è l'altro esempio che volevo portare, che riguarda la possibilità di utilizzare invece l'intelligenza artificiale al servizio degli artisti. Allora, non più come opera d'arte, ma come elemento che può aiutare l'artista a realizzare l'opera. Questa che io vi propongo è una riflessione, spero che dopo ci sia un vero dialogo, perché anche io ogni tanto ho delle perplessità riguardo a questo. Questo ad esempio è il Bot One, che è un robot prodotto da una ditta di Carrara, da una società italiana che è la Robotor, che ha predisposto questo braccio meccanico che è settato, diciamo così, per ricevere le informazioni da parte degli artisti. Dopo vi mostro un breve filmato dove viene spiegato bene tutta l'operazione, ma in questo caso che cosa succede? Questa società riceve o il progetto già in 3D della scultura, o loro dicono anche soltanto un disegno e poi saranno loro comunque a svilupparlo in 3D, la macchina è in grado di riconoscere, posta di fronte al blocco di marmo, le possibilità o come intervenire nel blocco di marmo, e puntualmente inizia a scolpire il marmo. Allora, Giacomo Massaro, che è uno degli ideatori, giustifica così un po', perché questa azione qui e questa macchina qui ha sollevato chiaramente tantissime
grandissime discussioni nel mondo dell'arte, nel senso che a un certo punto, se uno è uno scultore, in teoria dovrebbe sapere poi scolpire. Viene a mancare, diciamo, l'aspetto manuale. Allora loro hanno detto che la scultura in marmo è un'arte che sta scomparendo a causa dei lunghi tempi di lavorazione, delle fatiche necessarie. Noi vogliamo aiutare l'artista, non sostituirlo. Gli artisti sono sempre stati aiutati dagli apprendisti e dalle macchine nel loro lavoro, certo. Obiettivo è quello di lasciare all'artista l'immaginazione dell'opera, il tocco finale, ovvero quel gesto di abilità umana che la rende statua, che rende la statua un oggetto d'arte. Allora loro chiaramente si rifanno comunque a un aspetto dell'arte contemporanea, dove noi sappiamo benissimo che vale più l'idea a volte che poi la realizzazione effettiva dell'opera. Artisti che si sono rivolti a questa società sono artisti come Jeff Koons, che tra un po' aprirà una grande mostra a Palazzo Strozzi a Firenze, o anche Maurizio Cattelan, che è appunto padovano di nascita. Questi artisti non sanno scolpire il marmo, non sanno neanche che cosa sia assolutamente. Allora, fino a un po' di tempo fa si affidavano ad abili artigiani che realizzavano per loro il lavoro. Adesso questi abili artigiani sono sostituiti da questa macchina. Massari, in modo secondo me intelligente ma forse anche un po' furbo, qui lo dico, fa in modo che la macchina non termini proprio completamente il lavoro, lasciando la possibilità all'artista poi di intervenire, un po' come faceva Canova, di dare l'ultima mano e quindi la mano sublime. Dopodiché, come è stato sottolineato, per loro interessante è il progetto, l'idea che l'artista ha. Tra l'altro la macchina poi permette anche soluzioni di carattere esecutivo che molto difficilmente un essere umano potrebbe raggiungere, perché loro lavorano. Allora, questa è la macchina in azione e questo è questo breve video che ci spiega, dove ci mostra, tra l'altro, ci mostra le cave di Carrara, che è un'opera di land art per eccellenza. La macchina, come dicevo, è capace di capire quando ha di fronte il blocco di marmo come intervenire, che mezzi utilizzare per arrivare al, come si può dire, al prodotto che gli è stato chiesto di ottenere. Quando si pensa a Michelangelo e si pensa perché lui veniva in prima persona, rischiando la vita, a scegliere marmi nella cava, il motivo è semplice, perché ogni pezzo è diverso e la montagna non dava pezzi di forma regolare e quindi lui ci vedeva dentro la scultura. La stessa cosa la facciamo adesso, continuiamo a farla anche noi, utilizzando però le tecnologie. L'artista mi manda il file tridimensionale oppure mi manda una foto e noi il file tridimensionale glielo ricostruiamo. O glielo costruiamo direttamente modellando in digitale oppure facciamo un modello in maniera tradizionale e poi lo scansioniamo, scansione 3D. Generare una nuvola di punti interpolando queste foto, fondendole assieme. Quella nuvola di punti ci permette di avere il riferimento esatto della dimensione di quel materiale, di quel blocco in particolare. La matrice passa all'interno del software, che è questo software di intelligenza artificiale che programma al posto dell'operatore e trasmette i dati alla macchina e da lì parte il processo. Nella prima fase potete vedere queste curve di livello che hanno una profondità. Questa fase è cosiddetta di sgrossatura. Dopodiché si passa a quello che potete vedere sul davanti, cioè alla fase di finitura manuale. Quindi l'ultimo decimo di millimetro fatto a mano ha un risultato 10 volte più bello rispetto a quello che potrebbe fare il robot. 10 volte più bello non è tantissimo. Vediamo ai piedi delle montagne Carrara, il porto di Marina di Carrara. Beh, a destra possiamo anche andare avanti, a me interessava soltanto mostrarvi questo, nel senso che allora io ho cercato di scegliere i
per partire l'idea di una macchina che viene proposta come opera d'arte da questi due artisti cinesi, nel senso che quello è il lavoro. Qui invece abbiamo una macchina che, come dice Massari, è al servizio dell'artista. Quindi in questo caso l'intelligenza artificiale viene utilizzata per realizzare l'opera d'arte, non è la macchina stessa un'opera d'arte. Quindi c'è una visione diversa, un utilizzo diverso, un approccio diverso, sempre riguardo all'arte, con l'intelligenza artificiale. Quello che vi propongo come terzo invece esempio, io ho cercato sempre di orientarmi in questo caso su questa sorta di braccia antropomorfe, è un robot pittore proprio del 2021, è stato progettato in Giappone dall'International Business Machine, quindi l'IBM, con la Yamaha Motor e l'Università di Tokyo. Propongo questo perché in questo caso la macchina è stata sempre, diciamo, programmata, dopodiché gli sono state date informazioni, ma è la macchina stessa che a un certo punto decide che cosa dipingere. Quindi, diciamo, abbiamo in questo caso la macchina che è l'artista. Allora, la macchina che è opera d'arte, la macchina che è a servizio dell'artista e la macchina che è un vero e proprio artista. Perché questo robot dipinge, realizza opere originali, sceglie i colori, non è in grado ancora di utilizzare i colori ad olio, però utilizza i colori acrilici, gli acquarelli. Chiaramente poi il colore ad olio richiede anche da un punto di vista tecnico determinati tempi, determinate, come si può dire, capacità che in questo caso il robot non ha, ma siamo anche in una fase, diciamo, iniziale. Quindi in questo caso noi abbiamo una sorta di autonomia. Interessante, e mi ha colpito perché chiaramente anch'io per preparare questo intervento ho cercato di orientarmi, la scelta del soggetto che poi questo robot va a realizzare, no? È determinata soprattutto da un primo input che bisogna dargli, che sono il numero di pennellate che lui ha a disposizione. Ed è interessante che se si dà il minimo, compreso che sono 30 pennellate, l'artista robot realizza delle opere astratte. Se si arriva a aumentare il numero di pennellate, arrivare anche fino a 300 e oltre, ecco che l'opera d'arte diventa più realistica. Questo secondo me diventa, io insegno storia dell'arte contemporanea, nel senso che qui abbiamo un'associazione quasi della soluzione astratta legata solo a un minimo di pennellate e non a un pensiero, a una scelta, nel senso che Kandinsky poteva fare 550.000 pennellate e invece magari realizza delle opere anche con pochi segni, eccetera, ma perché è una scelta. Qui invece c'è sempre una scelta perché, come vi dico, questo robot artista, lo chiamo artista direttamente, realizza delle opere scegliendo lui i colori e scegliendo lui poi le pennellate, quindi sono opere originali da un certo punto di vista, però è interessante vedere come a seconda delle pennellate anche i soggetti possono diventare più complessi. Non è un robot che copia altre opere, quindi fa delle copie, perché chiaramente, oppure non è un robot che viene manovrato da un artista per realizzare delle opere. Questo è un robot che realizza lui dei dipinti. Questo è proprio recentissimo perché siamo nel 2021, è stato proposto nel 2021, come diceva il professor Dorigo, andando avanti. Il braccio meccanico che scolpisce è incredibile perché veramente ha suscitato anche moltissime discussioni, perché molti critici hanno anche detto: ma c'è bisogno di un altro Michelangelo, nel senso che non possiamo paragonare le due cose, però come realizzazione di perfezione dell'opera arriva a degli esiti incredibili. Qui abbiamo ancora uno stile, se volete, un po' naif, però siamo agli inizi. L'importante è che in questo caso è la macchina che è artista. La
produzione può essere infinita, la macchina non si stanca mai, potrà andare avanti all'infinito, cioè, quindi c'è anche questo aspetto da considerare. Tornando un attimo, spostandoci dall'aspetto... ma c'è un mercato riguardo a queste opere, no? Qui infatti c'è Harold Cohen, che è forse il caso più importante, conosciuto per quanto riguarda anche un connubio tra arte e intelligenza artificiale. Lui è nato nel 1928 ed è mancato nel 2016. Lui si è rivolto all'informatica invece, ed è interessante partire da questa sua considerazione. Tutta la mia storia con l'informatica ha avuto a che fare con uno slittamento della nozione di computer come imitazione dell'essere umano verso un riconoscimento del computer come entità indipendente dotata di capacità proprie fondamentalmente diverse da quelle che possediamo. Quindi Cohen, che comunque nasce come artista e ha una formazione come artista, dopodiché lui si trasferisce in America e va a studiare in California, soprattutto frequenta il laboratorio di intelligenza artificiale alla Stanford University, e dal 1968 lui dà vita a un programma che si chiama Aaron, che lui ha, diciamo, modificato fino praticamente alla fine, quindi rendendolo sempre più preciso nelle sue performance artistiche. Allora, a me interessa quella considerazione che ha fatto inizialmente, perché lui quindi si pone nei confronti del computer come qualcosa che non deve eseguire soltanto quello che dice lui, ma che può muoversi anche in modo autonomo, ed è quello che lui infatti ha fatto, nel senso che comunque lui ha programmato Aaron per realizzare delle opere d'arte, quindi ha dato lui degli input, dopodiché anche a seconda del, diciamo, il passare del tempo e la possibilità anche che si offrivano da un punto di vista anche di nuove scoperte tecnologiche, è diventato sempre più autonomo. La realizzazione dell'opera avveniva attraverso il computer, lui ha dotato poi il computer di una sorta di plotter per rendere poi l'immagine virtuale un'immagine fisica. Le sue opere sono state esposte in gallerie, sono state organizzate anche dei musei, lui le metteva in vendita e lui chiaramente poi, diciamo, le firmava, le riconosceva come Harold Cohen e Aaron, appunto, il nome del programma. Si sviluppa anche uno stile, certo, c'è una breve intervista che adesso vedremo, dove l'intervistatore dice: ma lei lo sa che tipo quando non ci sarà più Aaron potrà continuare a fare opere d'arte? Lui dice: sì, certo, lo so perfettamente, Aaron è in grado di muoversi anche da solo e sarà l'unico artista, diciamo, che ha lavorato con me, che potrà, diciamo, continuare a lavorare anche quando io non ci sarò più. Allora, è interessante che lui dice che all'inizio è partito analizzando, drawings made completely by the computer. This isn't the case of computer-aided art making. Harold Cohen has been an artist and computer scientist. Io non so che cosa fa lui. Io gli ho dato delle indicazioni, ma è Aaron che decide poi come, diciamo, realizzare l'opera. University of California campus, where he has developed his own expert system to create original art. All'inizio poteva solo realizzare opere in bianco e nero e poi era Cohen che le dipingeva, dopodiché andando avanti la tecnologia ha permesso a Aaron di dipingere direttamente le opere. I think creativity is a relative term. Clearly the machine is being creative, the program is being creative to the degree that every time it does a drawing that nobody's ever seen before, right, including me. I don't think it's currently as creative as I am in writing the program. I think for a program to be fully creative, in a more complete sense, creative, lui insiste sul fatto che il programma è creativo, crea da sé. And that's a very difficult problem. The computer creates original art based on rules that Harold Cohen programs. Rules that enable the computer to draw a variety of pictures that are different each time they are drawn. The pictures can be abstract art, or a composition with figures that represent natural objects and people. Does it surprise you that a set of even 1,000 rules can then create really fine art? Yes, it really does. I sometimes find myself looking at one of the drawings and thinking, come on, who are you kidding? Really, a computer did that?
you're in good health, but someday when you're gone, this computer can keep creating original drawings. Yeah, I've always said that I'll be the first artist in history who could have a posthumous exhibition of new work. Questo è proprio il finale che appunto gli diceva, quando lei non ci sarà più, diceva, sarò l'unico che potrà continuare a produrre anche quando non sarò morto. Allora, l'interessante, lui raccontando tutta questa vicenda, dice che lui è partito inizialmente anche studiando il disegno infantile, quindi primi come scarabocchi, così anche Aaron faceva così, poi man mano dandogli più informazioni e con più, maggiori anche possibilità tecniche, è arrivato alla fine a dargli la possibilità di... come si può dire, tracciare delle figure in una sorta di spazio, sovrapporre le figure, dare un'idea di prospettiva, tutte cose che chiaramente hanno richiesto tempo, perché ci sono diversi stili in un certo senso, dalle prime opere realizzate dagli anni 70 fino ad arrivare a quelle degli anni 80, 90 in avanti, e questa è un'opera del 1991, appunto, realizzata da entrambi, diciamo. Da una parte c'è chi ha dato, un po' come Frankenstein, cioè chi ha costruito la macchina, e dopo invece è Aaron che effettivamente però crea l'opera. Per concludere, invece, non parlo di arte contemporanea, ma arriviamo comunque a una situazione contemporanea, io trovo tra le più inquietanti, ma magari poi ne discutiamo, la mia è una sorta di riflessione, voi potete ben capire. Mi sto facendo riferimento a questo, che è The Next Rembrandt del 2016. The Next Rembrandt è stata un'operazione praticamente sponsorizzata da una banca olandese che ha richiesto il lavoro di un team molto esteso di esperti in informatica, non solo, ma anche critici d'arte, storici dell'arte, eccetera, per cercare, allora, il professor Dorigo vi ha mostrato l'idea di concludere, non so, l'incompiuta di Beethoven. Qui l'idea era fare un Rembrandt possibile, cioè non terminare un'opera di Rembrandt, ma far creare da nulla un nuovo Rembrandt, appunto, The Next Rembrandt. L'operazione si è mossa in quattro step. One of Rembrandt's great achievements was to portray human emotions in a much more convincing way than artists had before. Tutto questo utilizzando la tecnologia, and chiaramente. In many ways for all time. We believe in the power of innovation, what it can mean to people. Questa è la rappresentante della banca, quindi non può altro dire che chiaramente ci si appoggia all'innovazione, alla tecnologia, eccetera, eccetera. We needed to team up with experts from various fields. Allora è interessante, perché adesso mostrano fra un poco vedrete i quattro step. Il primo è quello di bisognava studiare le opere di Rembrandt, e quindi sono state create, è stato creato un enorme database scansionando in 3D le opere di Rembrandt che si potevano, diciamo, ritrovare. Quindi è stata fatta una campionatura proprio di tutte le opere di Rembrandt. The first step was to study the works of Rembrandt in order to create an extensive database. We gathered the data from his collection of paintings from many different sources. Per arrivare poi al risultato hanno lavorato tantissime persone. Anche qui è interessante come il lavoro utilizzando la tecnologia è un team, di solito l'artista dovrebbe lavorare da solo, ma sappiamo che gli artisti contemporanei alle spalle hanno dei veri e propri team anche loro. We analyzed the demography of the faces in these paintings, looking at factors like gender, age, and head direction. The data led us to the conclusion that the subject should be. Dopodiché c'è stata la ricerca del soggetto, quale soggetto avrebbe potuto dipingere Rembrandt, e si è scelto proprio un ritratto. From there we started to extract features only with faces that were related to that specific profile. And we had to create a whole painting from just data, and we used statistical analysis and Fourier's algorithms to extract the features that make Rembrandt Rembrandt. Quindi si è scelto di orientarsi verso un ritratto di una figura maschile.
sui 30 e 40 anni con il cappello eccetera eccetera. Dopodiché hanno iniziato a utilizzare anche programmi di riconoscimento facciale eccetera, per arrivare invece a vedere e cercare di trovare quegli elementi che potremmo dire morelliani, cioè per cui come si può dire sono ricorrenti nell'opera di Rembrandt. E poi l'ultimo è stato arrivare a come dire, proporre il next Rembrandt. È stata utilizzata una stampante 3D per dare l'idea della matericità della pittura. Chiaramente la pittura ha la sua aspetto materico. It printed many layers, one on top of the other, which resulted in the height and texture of the final painting. Con uno speciale inchiostro che dà questo effetto. E alla fine questo è stato il risultato. It's sometimes a magical moment to see a painting for the first time, even if it's computer generated. For me it is something special. Allora qui non abbiamo la problematica di completare un lavoro di un grande artista che è rimasto incompiuto. Qui addirittura si sta cercando di creare una nuova produzione di Rembrandt. A vederlo, chiaramente uno lo scambia per un originale. Cioè, ecco, con questo che... come si può dire, potrebbe figurare benissimo in una puntata di Black Mirror da un certo punto di vista. Io chiudo il mio intervento e spero che appunto sia l'intervento del professor Dorigo che il nostro abbiano suscitato anche delle, non so, perplessità, delle domande, qualsiasi cosa. Siamo qui poi per cercare di rispondere se siamo in grado. Grazie. Chi ha una domanda? Che domande avete, come dico ai miei studenti di solito? Perché le domande ci sono sempre, ma magari non si ha voglia di esporsi. Se volete ci sono dei microfoni che vi possono dare, così anche chi ci guarda da casa può partecipare. Chiaramente quello che io vi ho proposto è soltanto una delle possibilissime declinazioni del rapporto tra l'intelligenza artificiale e l'arte. Io ho cercato di creare delle categorie, mostrarvi prima un'opera, l'intelligenza artificiale come opera d'arte, così l'hanno voluta quei due artisti cinesi, l'intelligenza artificiale al servizio dell'artista e quindi diciamo il braccio meccanico che va a scolpire, e poi invece l'intelligenza artificiale come artista autonomo. Io volevo dare queste tre possibilità, ce ne potrebbero essere molte altre chiaramente, però mi interessava un po' proporre una riflessione su questo aspetto. Un giorno ci sarà l'intelligenza artificiale come gallerista. Ah beh no, c'è già, no, perché tutto è governato da algoritmi, per cui se bisogna andare comunque a cercare il gusto, ci sono già galleristi che sanno anche che cosa proporre a seconda del momento. E quindi sono partito invece con quell'idea del QR code che c'entra pochissimo con l'intelligenza artificiale, però a me interessava invece come idea di ponte verso una possibile intelligenza artificiale, ma come un elemento che nasce nel 94 soltanto per schedare alla Toyota dei pezzi delle macchine, può poi arrivare anche a essere reinterpretato e riproposto all'interno di un contesto artistico. C'è una domanda lì, se qualcuno gli porta un microfono. Mentre ascoltando i due professori, alla fine ho avuto la sensazione che il concetto di scienza attraverso l'esposizione del professor Dorigo è chiaro, la stessa chiarezza non l'ho avuta invece per quanto riguarda il concetto di arte del professor Bianchi, non il concetto di arte del professor Bianchi, il concetto di arte che non è stato espresso bene, almeno per quanto riguarda questa esposizione di arte contemporanea. Cioè nella prima esposizione ho visto, ho provato proprio a pelle chiarezza, direi semplicità anche in,
una materia, un tema molto complesso. Nella seconda esposizione invece la complicazione è risultata, diciamo, non spiegata, e quindi non so che cosa ci sia di artistico in quelle opere che sono state rappresentate anche attraverso gli strumenti dell'intelligenza artificiale. Allora, l'arte contemporanea è comunque complessa e sarebbe stato difficilissimo. Io ho cercato di dare, come ho detto, io spero di, non so se era chiaro come ho strutturato, nel senso che la prima opera, no, è un'opera legata all'intelligenza artificiale, ma che viene proposta come opera d'arte, no? Dopo, credo che forse a lei non sia piaciuta, forse. Perché? Perché in quel caso è stato preso il braccio meccanico con queste funzioni ed è stato esposto come effettivamente opera. Quindi non è stato finalizzato alla esecuzione di un qualcosa, no? E quindi l'intelligenza artificiale in quel caso diventava opera d'arte. Ma forse la domanda è più di fondo, è che cos'è arte e che cos'è invece un pezzo di macchina? Ah, beh, ma allora qui dobbiamo fare un corso, allora. No, mi scusi, io do per scontato certe cose. Allora, dal 1917, diciamo, quando Marcel Duchamp ha preso un urinatoio e l'ha decontestualizzato e l'ha proposto come opera d'arte, ha fatto un'operazione in cui sottolineava che l'artista non doveva essere più in grado di fare lui l'opera. Bastava prendere un oggetto, anche in quel caso di produzione industriale, decontestualizzarlo, proporlo come opera d'arte, dandogli un titolo, dandogli una firma e una data, no? Perché così fa Duchamp, anche se usa uno pseudonimo, e in quel caso l'oggetto acquisiva inevitabilmente un'altra funzione, un altro destino, acquisiva una valenza estetica. La stessa cosa hanno fatto in un certo senso questi due artisti cinesi, hanno preso un braccio meccanico che viene utilizzato generalmente per costruire delle macchine, lo hanno decontestualizzato, lo hanno inserito all'interno di una mostra, ma anche all'interno di uno spazio che loro comunque hanno costruito, e quello non era più un braccio meccanico, ma era l'opera, io non posso aiutare me stesso. E questa è stata l'operazione, che però, diciamo, da un certo punto di vista non c'è nulla di nuovo rispetto a quello che ha fatto Duchamp. La cosa nuova è che per la prima volta alla Biennale un braccio robotico è stato proposto come opera d'arte. L'altro caso invece è più complesso e secondo me è più inquietante, perché lì è l'intelligenza artificiale a servizio dell'artista, dove l'artista è ancora colui, sì, che progetta, dopodiché non è più lui che realizza l'opera, ma l'opera viene invece realizzata dal braccio meccanico. Allora quella è l'intelligenza artificiale, no? Che, diciamo, tra virgolette, sostituisce la manualità dell'artista. Ma ancora il progetto parte da un'idea dell'artista, come è stato sottolineato anche da Massari, no? Allora, quello è un altro tipo di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il terzo esempio, che forse è quello che potrebbe essere più affascinante un domani, è invece l'intelligenza artificiale che si propone come artista, ma in modo autonomo e singolo, cioè il robot che, diciamo, dipinge opere originali, ma è lui che le fa. Non so se sono stato chiaro. Però se mancava questo primo passaggio, capisco, come si può dire, che forse il discorso non era... lei aveva perplessità soprattutto sulla prima opera, mi pare di capire. No, generale. Ah, vabbè, ma allora... No, allora è un problema, come si può dire... Ma noi infatti qui siamo... Ah beh sì, no, ma è così, no, ma funziona anche così. Per fortuna... È un orinatoio. Per fortuna su che cosa è la scienza si è più d'accordo, diciamo, perché la scienza si pone degli obiettivi forse più chiari dell'arte, diciamo, che spaziano un po' di più. L'arte, se potessimo spiegare tutto dell'arte, non saremmo neanche qui a studiare o a fare arte, è proprio perché, come si può dire, può risultare complessa, a volte anche non comprensibile,
che in realtà però sta lì il suo fascino, nel senso che dopodiché l'argomento era enorme, l'intelligenza artificiale, l'arte contemporanea, io ho cercato di ridurlo, speravo di essere stato chiaro con questi esempi, nel senso che poi volevo proporre quest'ultimo caso che è un po' complementare a quello che abbiamo visto prima riguardo alla musica, e forse più inquietante questo, perché è l'idea di proporre qualcosa che prima non c'è, che, come si può dire, Rembrandt avrebbe potuto dipingere. Apre la strada anche. Posso intervenire un sì, attimo? Certo, se non un dialogo, ci sono domande, ma c'è una cosa che mi chiedo. Questo tentativo di dire adesso creo una macchina che fa arte, lo applico a cosa? Abbiamo visto la scultura, tangenzialmente un helper, no? un aiutante. Adesso abbiamo visto quadri che vengono prodotti da un'intelligenza artificiale. Ma il sostrato è qualcosa di chiaramente artistico, no? Se io produco un dipinto o se io produco anche una sinfonia, siamo tutti d'accordo che è arte. Ma io mi chiedo quando le macchine saranno abbastanza intelligenti da proporci quello che magari loro considerano arte, che non sarà un dipinto o una scultura o un suono, ma potrebbe essere qualcosa che esula anche dai nostri stessi sensi. E lì, secondo me, sarà il vero punto di svolta, no? Il paradigm change in cui la macchina produrrà arte comprensibile ad altre macchine e non più a noi, che saremo spendibili. Questo momento arriverà, io ne sono certo, magari spero, magari non mentre sono vivo io, ma comunque è uno spunto di riflessione. Sì, forse i due artisti cinesi che hanno utilizzato, che hanno detto per controllare le macchine dobbiamo conoscere bene le macchine, forse anche mettere le mani avanti proprio per questo, perché diciamo potrebbe essere questo lo scenario. Bene, se non ci sono altre domande, penso che potremmo chiudere qui, perché si è fatta una certa, no? chiaramente, se avete curiosità, noi siamo qui. Altrimenti vi ringraziamo della vostra presenza. No, io avrei una domanda da rivolgere, nel senso che io anche, riprendendo questo discorso, ho veramente, come si può dire, non dico delle perplessità, ma certe cose mi creano anche dei timori, o delle, anche quest'ultima che ho visto è abbastanza inquietante da un certo punto di vista, nel senso che i risvolti poi nell'arte potrebbero essere di tutti i tipi. È stata stampata in 3D, quindi è stato ben dichiarato che non era un'opera originale, però io voglio capire, se si arriva a questi livelli, che cosa potrebbe succedere se invece dopo qualcuno anche magari prende spunto da quello e realizza veramente un'opera. Sappiamo benissimo, ci sono stati i falsari di Vermeer, ad esempio, che è riuscito a riproporre le tecniche del 600 in maniera... Cioè, queste sono veramente delle situazioni particolari. L'altro grande dubbio che mi sono posto è: ma ce n'è bisogno? Cioè, c'è bisogno di chiudere, di concludere la nona l'incompiuta di Beethoven? C'è bisogno di dipingere un nuovo Rembrandt? La macchina ci dimostra che è abilissima e lo può fare. Sono esercizi, no? Sono per mostrarci, sì, dove è una domanda. Andare. Ecco, io adesso cerco di... Stefano. Lo tengo io. Senza mascherina? No, con, grazie. Con? Sì, si può tenere. Con mascherina. Lo tengo io il microfono. Vado male però. Mi allaccio alla parola timore, e a cosa serve, nel senso che avendo fatto scuole artistiche, avendo insegnato in scuole artistiche e avendo sempre agito nell'ambito artistico, comprendendo anche l'arte moderna, l'arte contemporanea, che ha un suo perché, però il timore, per quello ho alzato la manina, perché ero titubante, perché dico, ma qua a che gioco giochiamo? Nel senso che vedo che c'è il rischio di un allontanamento da proprio la parola arte, artigiano, è sulle mani, che però le mani sono
uno strumento dell'emotività, dell'intelligenza, della conoscenza, del simbolismo, della tradizione, eccetera, eccetera. E crea varie cose, la pittura, la scultura. La storia dell'arte ci dice questo. Il timore è bene, che poi non è solo per queste cose, ma è anche per il lavoro, perché l'intelligenza artificiale, poi se viene applicata anche dal punto di vista operativo, lavorativo, cosa creerà? Disoccupati. Per esempio, dicono, io non lo so, dicono, e ci sarà il problema di dare delle attività a questi disoccupati. Cioè milioni di persone che guarderanno, non lo so, l'uccellino, non lo so, o faranno arte, non lo so. Allora, il discorso semplice è il timore. Cioè, io lo vedo come una ricerca, ben venga, ma non vedo la compensazione. Nel senso che allora che ci stanno a fare tutte le scuole? Allora dovrebbe esserci casomai un adattamento, non lo so perché è un punto interrogativo. È chiaro che sono cose sperimentali. Non a caso la Biennale, quando andammo a vedere una Biennale con lei che non l'aveva mai vista, è rimasta scioccata ed è una professoressa. Ma che è sta roba? Cioè, non si capisce niente. Perché mancano diciamo le capacità di lettura. Cioè c'è una frattura tra quello che viene presentato dagli stati. Io sono veneziano, perciò la Biennale ha voglia. Sono nato Biennale Teatro, Dorigo, suo padre, figuriamoci. No, già dagli anni 70, eccetera. Perciò noi siamo sensibili a queste cose, non siamo pesci fuor d'acqua. Pertanto, da una parte ben venga la ricerca, ben venga la provocazione, ben vengano gli stati che presentano una lampada agli Stati Uniti e dicono opera d'arte, benissimo, contentivi altri, benissimo. Però c'è anche il problema della sensibilità sociale, dell'utilità, delle emozioni e pertanto tutta questa cosa che viene un po' rifiutata da questa ricerca sull'intelligenza artificiale che ho capito e sono delle tappe necessarie, però c'è sempre questo timore che un domani non si sa, ha detto bene. Sì, no, nel senso Tommaso. Che vabbè, io insegno arte contemporanea, quindi come si può dire, so perfettamente anche la difficoltà a volte di comprendere le opere, mancano, gli artisti a volte sono convinti che il messaggio sia così chiaro, ma non lo è, bisogna studiare, bisogna comunque informarsi prima, ma questo non accade solo per l'arte contemporanea, anche per l'arte del passato, eccetera. Io ho anche volutamente inserito la figura di Harold Cohen e Aaron, perché a mio avviso questo programmatore che ha inventato questo programma si è comportato come un artista, cioè ha creato attraverso i mezzi che sono quelli dell'informatica anche lui. La sua opera d'arte è Aaron, poi Aaron in modo autonomo fa altre cose, però la creatività o l'espressione artistica può avvenire anche attraverso, non so, sto pensando anche alla ricerca scientifica, bisogna sperimentare, bisogna inventarsi delle cose, bisogna essere creativi anche, penso, nella ricerca scientifica per ottenere magari a volte dei risultati o inventarsi anche delle cose, e questo atteggiamento, in questo possiamo unire anche la scienza all'arte, almeno avvicinare. Conclusione. Abbiamo il gobbo dietro che ci ha detto. Siamo bene, obbligati vi a ringraziamo qui. Della vostra pazienza. Grazie ancora, arrivederci.